Siamo in compagnia di Priscilla Salerno, una nota attrice hard originaria di Salerno, e oggi ci ha concesso questa intervista per fare una chiacchierata e conoscerla a 360 gradi. Priscilla si è sempre detta a favore delle donne, ha sempre combattuto battaglie a favore delle donne e oggi ci parlerà di questo suo impegno che parte da lontano. Ciao Priscilla, buongiorno, grazie per averci concesso questa intervista. Ciao Giusy, buongiorno, lusingata per essere qui con te. Grazie. Senti Priscilla, tu da diversi anni ti occupi di revenge porn, ci puoi raccontare come mai questo interesse, questa tua battaglia, da dove è nata e di cosa ti occupi nello specifico? Anni fa, quando ho iniziato la mia carriera, io sono stata vittima di revenge porn, ma ancora non si conosceva bene cosa fosse e quindi non c'era una denominazione. Quando poi col passare degli anni comunque questi casi sono sempre stati più feroci e sempre di più, ho deciso di iniziare a sensibilizzare un attimino il mondo sia giornalistico, politico, scolastico e delle donne. E che situazione hai trovato? Io praticamente sono stata vittima di revenge porn e grazie a questo atto di vendetta pornografica da un mio ex fidanzato, io sono stata cacciata dalla mia città, sia dai miei amici, dalla mia famiglia, da tutti all'inizio della mia carriera. E quindi con un bagaglio di lacrime e pochissimi soldi in tasca ho iniziato, diciamo, il mio viaggio. Non sapevo dove, non sapevo dove sarei finita, ma sapevo che avrei riuscito a fare quello che volevo fare. Tutto quello che puoi sognare tu lo puoi avere. E quindi niente, che cosa ho fatto? 3 anni fa, ormai 4 anni fa, ho cercato di contattare le persone e magari a Salerno, riprovo da Salerno, voglio dargli un'altra opportunità perché qua ci sono delle teste eccelse, eccellenti, ma non vengono comunque, non gli viene data voce quello che è successo a me, quello che sta succedendo a me. E quindi ho contattato la dottoressa, l'avvocato Stefania De Martino e Gaetano Matruda, che adesso diciamo è la persona con cui collaboro politicamente, e ho iniziato a fare un discorso, imbastire un discorso. Da lì è piaciuta comunque l'idea di sensibilizzare, avvertire, spiegare cosa fosse, spiegare come si fa a denunciare, di non aver paura, e abbiamo avuto una legge. Siamo arrivati a far sì che nel 2017, nel 2019, 17 luglio, ci fosse una legge contro il revenge porn. E la prima sentenza con la maestra di Brescia, che 7-8 mesi fa è successo, diciamo. Quindi per noi è stata una vittoria esagerata. E dopodiché ho iniziato a collaborare con magistrati, con avvocati, e per quanto riguarda convegni, dare crediti ai giovani avvocati per il caso, ho fatto convegni in tutta Italia con tutte le associazioni degli avvocati d'Italia, sono entrata nelle scuole. Ed è là che bisogna partire? Sono entrata nelle scuole perché oggi i ragazzi sono alienati da internet. Questo Covid poi ha aumentato questo stare davanti a un telefono, i ragazzi non hanno voglia di fare niente. Oggi come oggi vogliono fare soltanto il social, vogliono fare soltanto gli influencer. Ma cos'è questa parola? Cioè, bisogna fare qualcos'altro, dare loro un'opportunità, dare loro uno spiraglio di luce. Cioè, è proprio quello che sto vedendo io. L'Italia, perché a questo punto io non sono stata ancora chiamata da nessun esponente grosso, leader politico, veramente resta a questi uominicchi, a queste. Ma come hai trovato la situazione di preparazione proprio a livello di sessualità dei ragazzi? Cioè, il mondo del porno sicuramente ora è alla portata di tutti, ma i ragazzi sono preparati da questo punto di vista, ragazzi e ragazze chiaramente, dato che hai avuto modo di conoscerli andando nelle scuole? Non sono per niente preparati. E tante le ragazze mi facevano più domande dei ragazzi. I ragazzi erano un po' imbambolati, ma l'uomo alla fine. Allora, secondo me tutto parte dall'educazione. Come fai crescere il tuo bambino? Se il tuo bambino cresce in una situazione sana e non di violenza e di rispetto, questa educazione sarà per sempre. Se questa persona non viene educata, anche il sesso non se ne parla in famiglia. A me nessuno me ne ha parlato, ma nessuno ne parla. Dei genitori ce ne sono veramente pochi, devi insegnare ai tuoi figli, devi parlare di sessualità, non deve essere un tabù. Cioè,
altrimenti è impossibile. Devono capire che su internet quello che si vede non è reale. La violenza dei porno che c'è adesso è inaudita, perché la gente non si accontenta più. Quando hai una cosa, la vuoi sempre di più. E quindi cosa succede? Cosa si va a vedere? La violenza. Ok, adesso si vede la violenza. No, non è quello. L'amore è un altro. Il sesso è un gioco meraviglioso. Non è violenza. Gli schiaffi solo sul culo, punto. Senti Priscilla, parliamo di te. Tu mi raccontavi che ovviamente sei andata via da Salerno, hai abitato a Verona, però abiti anche a Miami, e mi raccontavi che è una casa di produzione. Sì, io dal 2010, dal 2009 che non sono più in Italia, e mi sono trasferita per amore a Miami. Per questo amore ho cambiato lavoro e volevo mettermi in gioco di nuovo. Lui era immobiliarista e io ho tentato di fare l'interior designer con successo. Quindi ho studiato al Miami Dade College, e perché comunque mi ci voleva un attestato, insomma, dovevo capire com'è. Poi in spagnolo, perché io parlo tre lingue, sono di origine spagnola, mio papà è spagnolo, mia mamma è salernitana, sì, sono catalana. E poi comunque la passione per il porno, cioè, non passa, è una vocazione. Quindi cosa ho fatto? Mio marito comunque aveva dei problemi ad accettare, e ho detto, ma non è che mio marito avesse avuto dei problemi e l'ho fatto per lui, l'ho fatto per me. Ho detto, fammi vedere se so fare qualche altra cosa, voglio capire, voglio mettermi in gioco. E ho aperto una casa di produzione comunque per vendere poi prodotti all'America e a internet, a qualsiasi, perché il porno è un business bellissimo per me, variopinto. E quindi adesso non stai facendo più film? No, non giro più da 2-3 anni, produco e faccio soltanto dei prodotti per privati, quindi di miei video non ci sono più da 3 anni. Okay. Quando sono tornata da Miami, che mio marito mi ha spezzato il cuore, visto che c'ho questo cuore, ho dovuto ricordarmi di avere un cuore, questo tatuaggio. Sì. Eri sposata? Sì, sono stata sposata a Miami per quasi 8 anni. E poi con questo ragazzo, e poi mi ha tradito con la donna delle pulizie. No. Quindi, e non standomi vicino in un momento particolare della mia vita, e quindi ho preferito tornare a casa. Però tornare a casa, mi sono accorta che dopo 9 anni tornare a casa, e ho detto, e cosa faccio con l'interior designer? E chi mi fa entrare in casa propria? Moglie, marito, viene Priscilla a Salerno a fare l'interior designer. Allora che cosa ho fatto? Ho riprovato ad entrare nel mondo del business, dell'hard, in una chiave diversa, e cercando di difenderlo il più possibile, e cercare di ostacolare appunto anche nel porno la violenza sulle donne. Io sono contro il porno e la violenza del porno, punto. Infatti in America mi chiamano la Sofia Loren del porno, dei riconoscimenti mondiali importantissimi io. Come straordinaria ability di spettacolo e intrattenimento mondiale, un'azienda di marketing in Romania, e adesso sto capendo anche se voglio restare in Italia o non voglio stare in Italia, però a questo punto voglio dar fastidio, voglio restare in Italia. Salerno ti è rimasta sempre nel cuore? Ma Salerno è bellissima, Salerno ha un potenziale pazzesco, ma siamo finiti comunque a ridurci sempre alle palme malate, il lungomare e le luci d'artiste. Che cosa si potrebbe fare secondo te per valorizzare Salerno e le nostre zone? Mamma mia, si potrebbe fare tantissimo. Cioè, noi abbiamo un territorio pazzesco, mari, montagne, collina, laghi, fiumi, cioè potremmo fare di tutto, potremmo dar lavoro a questi ragazzi creando eventi. Ho lanciato il Festival dell'Amore. Ovviamente alcune persone, dell'amore, no, l'amore in tutte le sue forme, scritto, parlato, dipinto, teatrale, comico, un festival per premiare il talento dell'anno per quanto riguarda la poesia sull'amore, il cortometraggio sull'amore, insomma farlo diventare un evento internazionale annuale. Ma? Vuole fare porno? No, io lo faccio per i fatti miei, cioè sono altre cose queste, quindi capisci che la gente è limitata. Poi se ascoltano questo bigottismo, però sto avendo un calore esagerato dalla mia città. Senti, tu dicevamo ti sei battuta sempre, ti batti sempre per le donne, ma
Hai avuto maggiori ostacoli, maggiori difficoltà da parte delle donne, maggiori critiche da parte delle donne o da parte degli uomini? Gli uomini alla fine dei giochi sono degli esseri semplici, ok? Le donne no. Io un giorno scriverò un libro e lo chiamerò Donne che odiano le donne. Perché? Allora, io quando c'è una persona, che sia una donna, che sia un uomo, che ha fatto più di me, che ha più di me, che io dico brava, vorrei essere come te e cerco di raggiungere l'obiettivo, non mi arrendo. Le donne che mi criticano si sono arrese alla vita, non hanno visto oltre che cucinare, lavare, stirare. Sono donne non realizzate alla fine? Donne che sono arrese alla vita. La vita è unica, ci hanno dato un'opportunità, una, sfruttiamola. E si può incappare in problematiche, ovviamente la vita, però dove c'è il problema c'è la soluzione. E pensi che la religione giochi un ruolo importante in questo bigottismo? Che rapporto hai tu con la religione? Sono reichista, credo nella reincarnazione degli spiriti e degli angeli. Sono una cattolica non praticante, diciamo, perché poi un giorno lo spiegherò. Pensi che le donne sono bloccate anche da questo? Io penso che le donne siano veramente, non so come spiegarti, nella testa di una donna, ma anche io sono stata vittima comunque, io sono stata in depressione, ok? Per una violenza, le violenze possono essere mentali, non solo fisica, mentale, e cioè io sono stata vittima di un tradimento che non me l'aspettavo, cioè e mentalmente quest'uomo mi ha così devastata che io sono andata veramente, cioè ma lì io 2 anni li ho passati d'inferno, non mi alzavo più dal letto, per amore, per un uomo, perché io ho ceduto la mia vita ad un uomo, ma che poteva essere lui o qualcun altro, no, bisogna avere sempre la propria personalità e bisogna sempre avere, dobbiamo lavorare, dobbiamo farci valere, cioè bisogna mantenersi da sole, non dobbiamo affidarci a nessuno. Nessuno, cioè è questo che non capiamo certe volte, capito? E come faccio senza di lui? Ma come fai senza di lui? Ma magari ogni depressione è un'occasione. Certo, alla fine una donna può essere, cioè di base deve essere felice, ma da sola deve essere felice. Scegliere di essere felice e poi se sei felice puoi dare, io capisco che ci sono tante situazioni particolari, io capisco appunto per questo ci sono le associazioni che aiutano le donne, però aiutati che Dio ti aiuta, è l'unica cosa che posso dire, perché veramente guardate cosa mi sta succedendo e non voglio fare la vittima, io non sono per niente vittima, no, io sono combattente, cioè a me non mi interessa. Io devo arrivare, sono un picchio, devo arrivare al punto. Senti, per concludere questa chiacchierata, cosa se tu avessi davanti la Priscilla ragazzina, adolescente, cosa le diresti? Cosa ti sentiresti di dirle? Mollare per 9 anni per colpa di un uomo. Continua, sempre di più.